del cinema di Venezia, perché è stata presentata La Campanella, che è un corto di Antonio Maria Castaldo, prodotto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in collaborazione con l'Istituto Luce Cinecittà. Vediamo. Io andavo un po' a Campanella. La Campanella era il nostro orologio. È un grande orgoglio poter portare uno straordinario corpo di una straordinaria nazione in questo festival importante. Racconta un pezzo della vita dei Vigili del Fuoco, ma ne racconta anche lo spirito, quello di famiglia, di fratellanza, di comunità, la squadra appunto, e fatto anche con le famiglie allargate, cioè le famiglie dei pompieri, dei vigili del fuoco, un pezzo d'Italia che rinasce, come racconta il film, rinasce dalla tragedia della guerra, lo fa anche con questa solidarietà del corpo nazionale nei confronti delle proprie vittime, dei propri caduti, lo fa accompagnando la vita dei figli, dei dipendenti, ma anche di nuovi vigili del fuoco, raccontando e tramandando quello spirito di fratellanza, passione e comunità. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è una grande eccellenza italiana, un grande corpo dello Stato conosciuto e apprezzato nel mondo, anche purtroppo in occasione del sisma in Turchia, il riconoscimento dell'ONU al nostro team user di coordinamento degli altri team e degli altri paesi conferma la straordinaria professionalità dei nostri uomini. Uomini impegnati anche in queste ore, in questi minuti a portare soccorso in tutta Italia. E questa piccola grande storia racconta di un pezzo della storia del Corpo Nazionale, quando a cavallo tra gli anni 50 e 60 lo Stato con la S maiuscola si è fatta carico di salvaguardare gli orfani dei Vigili del Fuoco scomparsi e li ha protetti, li ha aiutati, li ha assistiti. Quindi centinaia e centinaia di ragazzi, di adolescenti, di bambini a cavallo tra gli anni 50 e 60 hanno trovato lì a Borgo Abugiano il luogo nel quale poter crescere, essere protetti da fame, da miserie ed altro. E noi vogliamo in futuro riportare questa villa, questo luogo meraviglioso, a essere un luogo di formazione, di alta formazione, quindi ridargli una seconda vita, e questo per il bene del paese, non solo del corpo nazionale.